Ragazzi, ciao a tutti! Spero che ci siate e soprattutto che mi sentiate. Vediamo un attimino. Ah, Silvia, sei tu! Potrei piangere, aspetta che tolgo il sottofondo musicale così mi sentite meglio e soprattutto sentite meglio gli alert. Ah, ma chi me lo fa fare? Me lo chiedo anch'io. Silvia, che bello! Aia, mamma, ragazzi, mi, mi sono ferita il dito. Mi sono scottata. E adesso da due giorni, che ovviamente vado a sbattere sempre là. Inutile dire. E grazie, Silvia. Allora, io ti voglio soltanto dire per otto mesi, ok? Quindi sta quasi finendo la nostra gravidanza e partoriremo, ovviamente. Franci, ciao! Comunque io che faccio ciao con la mano, proprio ciao ragazzi, vi giuro, è una scena che mm, vorrei che vedeste, però vabbè. Linda, baci anche a te, ragazze, che bello che mi mettete con tutti questi cuoricini, anche con i, come si dice, um, i, i, quando vi vedo entrare, che mi mettete... Di cuoricini, no? io cioè, impazzisco, impazzisco e senza Prime, Silvia. Cioè, veramente chi te lo fa fare due volte tanto? Cioè. Ti giuro comunque stai salendo in pole position per la santità, um, eh, l'ho fatto anch'io ciao con la mano, ah, adoro che bello, Ken, ciao, adesso addirittura a due mani, cioè immaginatemi così che faccio ciao con due mani, no ragazzi vi giuro, sono delle scene davvero molto molto carine, molto molto carine come state ragazzi? Allora devo dire che mh, conto di cominciare mh, in tempi brevissimi, ma lasciatemi dire ragazzi che il fatto di fare in questo periodo. Due live a settimana, di cui una spesso è lunedì, un'altra il giovedì. Tra il lunedì e il giovedì mi, sem mi sembra veramente che passi un'eternità. Quindi volevo chiedervi, um, diciamo, come dire, um, anzi, più che chiedervi, volevo darvi. Um, non riesco a parlare oggi, ragazzi. Addio, ciao a tutti. <ride> Volevo dirvi, non darvi, cioè volevo chiedervi, dirvi, darvi, vabbè. Volevo uh, quindi dirvi che uh, veramente grazie per uh, il fatto che uh, siate anche presenti su Discord anche quando non ci sono, e il fatto che comunque buonasera. Uh, continuate ad essere... Ah, fuoco, 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 ballerino. Poco, 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 ballerino, cioè così 12, ciao! E quindi sì, grazie per esserci. Nonostante, appunto, magari mi posso dare un attimo alla macchia, eh, o almeno, magari a me sembra così, sembra che passi una vita, invece passano tipo tre giorni. E quindi. Voglio tanto tanto bene e Laura. Comunque, io non ce la posso fare. Ballerino finale, veramente, in effetti è stato un colpo di classe, eh? Foco, fuoco, 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 eh? ballerino. E, e quindi, ciao. E scusa, salutami me con tre mani adesso. Alessia, sto muovendo anche i piedi, sappilo. E quindi, amici e amiche, sono troppo felice di tornare da voi. Vi ricordo, ovviamente, che lunedì ci siamo visti, ma non con The Sims 3, e nello specifico con why non ci vediamo ragazzi a tipo due settimane, io shock because e quindi vi dico che abbiamo tantissime cose da fare, ma veramente tantissime. Allora, innanzitutto oggi, cosa molto importante, potete notare da questa immagine, mi direte prima o poi cominceremo, mi direte anche prima o poi cambierò la copertina, sì ragazzi lo sto facendo in questi giorni tra le 160.000 cose che ho da fare. Forse tre settimane. Hai ragione Silvia, mi sa, hai ragione. Comunque, ragazzi, follia, ma mi sono anche serviti questi giorni per velocizzarmi un pochettino a mettere le puntate anche su YouTube. Infatti, siamo alla puntata 32, questa che eh, si sta svolgendo sessoir. Eh, su internet, cioè su YouTube, siamo alla puntata se non sbaglio, 26. Quindi diciamo non proprio scena come situazione. Non credete? Ma io comunque che cigolo. Benissimo. E, quindi secondo me ci può stare, ragazzi, ci può stare. Allora, esatto, grazie Laura per avermi lanciato la domanda, dove eravamo rimasti? Recap. Assolutamente sì, ragazzi, sappiate che su Instagram vi avevo ancora, cioè vi avevo proprio oggi messo delle foto che richiamavano um, alcune puntate precedenti che comunque adesso vi vado a spiegare. Uh, Franci, non oggi, vi avevo annunciato già lunedì che oggi ci saremmo visti con Y, il GF torna. Next week, e perché appunto? Why era necessario tornare da loro, ragazzi? E oggi vi spiegherò perché. Cosa è successo, ragazzi? Ben tre settimane fa quindi aiutatemi a dire: Paola, ciao, Cuoricino. Grazie, ragazzi. Voi che commentate sempre su Instagram i post eccetera eccetera. Grazie a Paola, soprattutto sempre presente, TVB e, comunque dicevo ragazzi che praticamente cosa è successo tre settimane fa è ancora più grave il fatto che siano passate tre settimane perché siamo rimasti in sospeso con delle cose fondamentali vi invito ad andare a vedere la, la puntata precedente se ancora non l'avete fatto ma cosa è successo ragazzi innanzitutto ci siamo innamorati di questa famiglia ancora di più in realtà mm, non che non lo fossimo ma vi faccio vedere qual è la situazione allora a parte che siamo stati un attimino um, braccati uh, da come si chiama qui Caleb, questo maledettissimo, uh, perché Franci, scusami, Franci, ma uh, cioè, ma quindi per te sarebbero spoiler questi. Oh mio Dio, scusami. <ride> Comunque ok, va bene, recupero poi strada facendo. Baci, grazie mille. Ehm mm, Comunque stavo dicendo ragazzi siamo stati braccati praticamente da Caleb eh, che non ho capito per quale motivo è in casa e si sta girando tutta la notte che sta in casa ma non è questo che ci interessa perché ragazzi noterete che la nostra Maila è pregnant e io vi posso dire che ho scoperto solo oggi che cosa stiamo aspettando. Mi avevo detto che saremmo tornati da loro appunto nella puntata successiva anche perché ragazzi la uh, crescita sia di uh, Scorpio che di Toros sinceramente è stata veramente eclatante uh, soprattutto mi piace il fatto che um, diciamo sono si sta rinforzando questo rapporto tra fratelli ma ancora non proprio benissimo e quindi oggi ragazzi andiamo un pochettino a lavorare su di loro, nel caso specifico Specifico il nostro allora lui stava lavorando su stavano lavorando sui progetti qui scolastici ma credo proprio che ne faranno abbondantemente a meno Uh, tra l'altro aspettate comunque ho salutato con la vocina perché l'ho dato col. ultimamente quando entro di corsa e saluto per poi andare via non mi vedi e poi ci rimango male che non mi hai salutato quando recupero le live. no Laura tu devi sapere che io molto spesso se non vi saluto è soltanto perché o il mio cervello non ha registrato la vostra diciamo il vostro messaggio il vostro eh, e, o perché il mio cervello non ha eh, è, mh, dato il, il, come dire l'impulso alla bocca per cacciare come si dice puh, eh, per eh, ciao nella mia testa lo dico, Quindi questi sono gli unici motivi però grazie. E, comunque, allora ragazzi, assolutamente sì, Paola, oggi ci sarà la festa del nascituro e non solo. Stri che tu ci sia oggi ti prego dimmi che ci sei per restare comunque ragazzi allora tra le varie cose abbiamo anche una daisy on fire dovete sapere che sta proprio come dire non um, assatanata di più ma allora aspettate un secondino perché io voglio un attimo chiamare uh, ecco qui allora voglio um, chiamare la um, scuola per Darmi malato, ragazzi, vi dico la verità: eh, cioè, potrei anche prendermi un giorno di vacanza da scuola, ma io sinceramente direi che mi fingerò malato. Ok, sono una spettatrice silenziosa, ma ascolto oh, ilaria. Ciao e, e quindi, sì, ragazzi, oggi ci prendiamo un giorno di malattia dalla I-Call. In realtà, anche lui chiama il preside perché, ragazzi, sarà una lunga puntata una lunga puntata allora prendete un giorno di vacanza da scuola non può fingersi malato lui in quanto bambino ma va bene dettagli e, ma allora io vorrei dire a daisy gentilmente visto che la sto sta carezzando daisy e op, oh, le ho detto in tutte le lingue del mondo di accoppiarsi con un cane ragazzi allora cura dell'animale Uh, Va a fare una passeggiata. Ragazzi, qualcosa mi dice che devo prendere un altro cane perché l'avevamo mandata. Vi ricorderete, a fichi fichiare con un altro cane, ma ormai da, da tempo. E niente, non l'ha fatto. Allora, noterete che qui ci sono ancora: non una, ben due culle per quando partorì sia Maila, um, partorino sia Maila che Chloe. Ma che cacchio ci fa lui ancora? qui Maila, tu soprattutto cosa fai? Oh, sta vedendo la tv che bello finalmente qualcuno dei miei sim ragazzi oh, lo spirito di Maui sta scomparendo qualcuno dei miei sim che si degna di stendersi o di mettersi sul divano a guardare la, la tv allora io direi Malizia anzi no più che Malizia perfido manda via per piacere mai la fallo e soprattutto perché hai questo look se è primavera e in più um, credo che in casa non faccia freddo boh vabbè allora amici 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 eh, amici e amiche, oggi ci prendiamo una bella giornata per noi perché dobbiamo fare, eh, abbiamo in mente con Maela e eh, ovviamente Kay una mh, gita a Selva Dorada, ebbene sì. Maila però c'è, cioè, aiutami tu, aiutami tu, grazie. Manda via lui a Selvadorada e soprattutto sarà una gita, Just Go Away, sarà una gettarella ragazzi per soprattutto ehm, aiutare il legame tra i due fratelli e il legame tra Maila ehm, uh, e Kay. Che vi sto per dare una notizia a dir poco sconvolgente, almeno per quanto mi riguarda. Ovvero scorpo e torosso col cacchio che ci andranno. Vediamo anzi, se è stato registrato dal preside. Bene, vedo che non è stato registrato nulla, cioè, vi ho detto di chiamare il preside. Ok, grazie. Pre uh, fingiti malato, grazie molte, facciamolo anche con lui. Prenditi un giorno di vacanza, ok. Lui lo sta facendo, perfetto. Ragazzi, vi sto per dare uh, una notizia sconvolgente, ovvero uh, per agganciarmi al recap che mi diceva uh, Laura giustamente di fare. Giusto, mi dispiace saperlo, rimettiti presto. Che, ora vedremo dove andremo da malati. Uh, cosa succede, ragazzi? Che praticamente uh, nell'ultimo episodio Maila um, è emersa anche come ragazza abbastanza particolare. Vi dico che. Um, ma dove sta? Scusatemi. Oddio, creativa carriera. Ah, eccola qua, carriera praticamente um, vuole Allora, ragazzi, i carrieristi praticamente uh, sono felici quando completano i propri incarichi di lavoro, ma è un po' più difficile andarci d'accordo come amici. Allora, vi posso dire che la parte da carrierista nella personalità di Myla si vede soprattutto dal fatto che lei vuole arrivare a destinazione al suo obiettivo. Suo obiettivo, però, non è soltanto a livello lavorativo, perché sapete che Myla non ha un lavoro ma um, si diletta ad esplorare la giungla, motivo per il quale oggi andremo in vacanza uh, e andiamo in vacanza viaggiando, anzi prendendoci una vacanza, proprio con Kay, Toros, ma chi è questo? Vander? Tinker, direi Lavander, comunque Scorpio, Daisy la lasciamo a casa ragazzi, tanto non si è fatta accoppiare qua, figuriamoci all'estero, um, uno dovrebbe 3, uh, e direi basta ciao Odri oh, oh. e asparagus oddio ragazzi anche da loro dovrò tornare allora Paola no non vado a Sulani perché devo andare a svolgere dei compiti appunto a Selvadorada uh, la ragazzi aspettate un secondino io, stil, lo stile di questa casa mi lascia un po' perplessa ci hai messo mano tu allora devo dire che era partita molto bene questa casa anche io sarò un po' poco, poco attiva in chat devo assolutamente finire dei lavori ma, ma signor Segue tutto, va benissimo Linda. Baci, um, uh, 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 ma voi alla fine avete votato per il tema del nuovo kit. Io questo è tanto per. Avevo votato uh, per vestiti Emo Punk e arredamento futuristico. Allora, Keba, anch'io avevo votato per vestiti Emo Punk. Ma l'altro tipo di arredamento. Devo dire la verità che l'arredamento futuristico non l'ho votato non perché non mi piacesse, ma perché dove me lo azzeccherei? Boh, cioè anche a livello di usabilità rispetto ai kit che sono stati fatti finora. Però fatemi sapere voi che cosa avete votato, Avete votato uh, e tra l'altro non vedo l'ora che escano. Vabbè, um, c'erano due domande a cui rispondere. Allora, ragazzi, stiamo andando con i piccioncini, quindi in vacanza giusto due giorni, cioè in realtà un giorno andiamo lì un pochettino e poi torniamo. Anche perché dobbiamo fare una festicciola. Um, praticamente uh, vi ricorderete, anzi, altra cosa che vi devo ricordare è che praticamente aspirazione di scoprire. Um, Toros o oh mio dio tra, di tra i due mi confondo è uh, diventare un non so cosa di Batu quindi sicuramente con lui ci andremo perché vi giuro ho voglia di tornare a Batu ma oggi non andiamo lì comunque vi stavo finendo di dire che praticamente lei è abbastanza caridista nel senso che vuole arrivare all'obiettivo e da un certo punto di vista potremmo pensare a livello di Selvadorada, quindi a livello di indagini a Selvadorada. No, ragazzi, lei come carrerista vuole una famiglia. Cioè nel suo immaginario eh, la sua carriera ottimale è la mamma. La mamma, ma allo stesso tempo eh, coltivando i suoi eh, come dire, eh, le sue passioni e secondo me è un'idea di carriera meravigliosa quindi Maela io ti appoggio con tutta me stessa sappilo ma abbiamo 80.135 simoleoni ragazzi quindi io sapete che cosa vi dico scegliamoci pure una bella casa certo non con otto camere però una bella casetta allora qua eh, c'è bungalow nella giungla però io questo mi sa che me lo ricordo ma mh, non lo so, ragazzi. Sinceramente sarei più orientata da questa qui: tre camere e ehm, tre bagni. Anche perché è vero che loro devono, però in effetti loro devono più legare. Però, ragazzi, ho paura che poi qui non ci sia un letto per tutti quanti. Quindi andiamo qui, che almeno ci sono tre camere. E affittiamo per un giorno. Io direi soltanto un giorno, perché poi vi dico: vabbè, i soldi ce li abbiamo alla fine tra 600, eccetera, non ce ne frega niente. Ma. Uh, appunto dobbiamo svolgere dei compiti precisi Quindi faremo un'andata e un ritorno Soprattutto con loro mi piace uh, Mi piacerebbe che queste gite fossero Non dico costanti Perché comunque sapete che io tendo a Madonna ragazzi quanto parlo Cioè io non ce l'ho Comunque allora ragazzi scrivetemi se Pensate che possa essere una buona idea Ultimamente stavo pensando a questa cosa Ovvero che sarebbe anche carina fare una serie muta, cioè in cui ci, si sentono soltanto i, um, i rumori dei, del mouse, delle cose eccetera. Nemmeno SMR che mi piacerebbe, ma proprio muta. Cioè secondo voi è una cosa che può piacere? Io non lo so, comunque mamma mia un martello pneumatico. Allora pausa, benvenuto nella giungla Toros, alcuni oggetti utili, bla bla bla, ok. Allora, chi è che ha cliccato il coricino? Palesati! Allora, vado un attimo anche a cambiare, ragazzi No, Ale, mutano <ride> Che Noia sarebbe contenta <ride> In effetti, ragazzi è una macchietta è allucinante che non riuscirei mai No, ragazzi, ve lo giuro Cioè, mi rendo conto che è proprio martell martellante Alissa! Ciao! Eh, Ale ma noi ti vogliamo sentire. Tu ci fai divertire? Che dolce, ragazzi, vi giuro, vi voglio troppo bene. Io non scherzo quando vi dico questa cosa, eh, ve lo di Vi dico proprio la, la pure e semplice verità, veramente. Macchinetta, scusatemi, no? Perché, eh, scusami, Silvia, perché da me si dice anche macchietta, quindi <ride> poteva anche essere. Allora, ragazzi, tra l'altro, ho modificato gli outfit di Maela, perché ovviamente adesso, essendo pre-mamma, dovevo un attimino darvi una regolata, e è diventata un po' più adulta. Tra virgolette, anche per quanto riguarda um, il, come dire, uh, il fatto che lei era vestita da adolescente sostanzialmente fino ad ora, però ciò non toglie che alcuni look un pochettino sportivi e um, diciamo alla mano, glieli ho messi, sì la gradisce la forma fisica, Toros. Allora, ho modificato anche i look degli altri. Quindi, adesso vi faccio vedere un attimino la mh, situazione perché ci tengo appunto a mostrarvi. Ah, scusatemi, quando ho detto quanto parlo era perché stavo dicendo. Che mi piacerebbe che fossero un pochettino, uh, non dico uh, frequenti queste gitarelle, ma quasi perché comunque mi piace uh, alimentare questo senso di famiglia nei piccioncini non a caso. E visto che sono tra l'altro le 7 di mattina. Io, uh, amici e amiche, anzi, voglio fare un home tour, ma voglio anche venire qui qui a servire la colazione per tutti uova strapazzate e pancetta direi di sì poi voleva chiacchierare con il figlio sono anche contenta che eh, piacciano gli spazi aperti a okay, che quindi mh, lui sia contentissimo ma eh, sapete ragazzi che ovviamente abbiamo tante unità familiari in questa un, serie quindi è difficile eh, fare cose diciamo con una certa periodicità però la pescivendola potrebbe essere il mio mestiere in effetti linda ha ipotizzato quale potrebbe essere il mio mio Mestiere allora, tra l'altro, ragazzi, io il Gender Reveal ehm, da una lezione preziosa, il Gender reveal lo farò eh, a vostra insaputa, nel senso che preparerò una torta. Ehm, tra l'altro, spero di averla già. Sì, dovrei averla. La torta per i gender reveal dovrei averla eh, perché capito. Io faccio i conti e poi mi rendo conto di: no. Vabbè, tutto regolare e, allora questo look di Myla io ve lo volevo presentare ragazzi perché ehm, secondo me è veramente fantastico. Um, ha un pantalone che non mi ricordo se è materiale personalizzato, credo di sì, ma la maglia che non è materiale personalizzato. E Secondo me abbinati sta benissimo. Poi ve ne faccio vedere anche qualcun altro, poi mi sa che vi metto metterò un po' di materiale, non posso fare errori, mettere preghe anzi invece dresser, non ve lo sgamo, ma uh, dresser vi voglio far vedere tipo uh, un altro paio di look, tipo adesso fa caldo e potrei metterle anche questo qui che è caldo, Vabbè, comunque poi me li metto bene su Instagram, uh, questo qua è un altro che mi piace tantissimo e credo che glielo metteremo Uh, questo e questo o questo glielo metteremo per la festa per i baby shower. Oh, mi sono tenuta su, uh, come dire, uh, uh, colori tenui perché ancora non sappiamo se è un maschio o una femmina, quindi verdino, giallino, eccetera, eccetera. Poi sti cavoli ragazzi, sti cavoli. Ok, allora andiamo subito qui che papà Kay ci sta preparando da mangiare e nel frattempo andiamo a vedere come è organizzata questa casa. Ragazzi, è un buco che ha dir poco. Ma. S ah, ci sono le scale. santa pace! Non le vedevo. Scusatemi, non vedevo niente. Qualcuno sta dicendo che mi vede come avvocato. o oh, oh, è organizzatrice di, organizzatrice di eventi, mi dice. Uh, Silvia, avvocato, dice Linda. Toto scommesse per quando lascerai il lavoro per dedicarsi totalmente alla vita content creator e <ride> ci Prima o poi succederà, chi può dirlo? E, mh, nella vita fa l'architetto e non sa so costruire le case. Potrebbe essere, ragazzi, chi può dirlo? Chi può dirlo? Allora, tra l'altro, qui c'è una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli e una camera con un altro matrimoniale, ragazzi, è una casa meravigliosa. Ok, ok. Mi piace. E Bea che bello vederti. Strega. Allora. Siamo. Non so se avevi visto, ma comunque. Siamo arrivati qui a Selvadorada e um, chiama a tavola, ok, eccoci qui, perché ragazzi praticamente um, devono necessariamente andare un pochettino a... Uh, ecco, hai visto? Beh sì, avevi indovinato, molto selvadoregna, siamo esattamente a Selvadorada perché abbiamo un po' di faccende da fare con Maila. che tra l'altro è incinta ragazzi e... Um, vi dicevo che è carrerista della serie, vuole essere mamma, ma allo stesso tempo vuole lavorare per la sua indipendenza e per le sue passioni. Io la amo. Vi faccio tra l'altro vedere che bello spazio qui. Purtroppo non riusciremo a stare tantissimo perché hanno in mente di stare tipo una giornata insieme. <gasps> Fufi! No, fufi e femmina. Vabbè, randaggio adulta. Se fosse stato maschio, i ragazzi l'avrei preso. Sti cavoli. Allora andate a mangiare. Scusate, miei amici, perché lasciate, perché lasciate soltanto i ragazzacci qui? Uh, chiama a tavola anche tu. Ok, vieni qua. E eh, stavo dicendo, ragazzi, che praticamente abbiamo alcune cose da eh, compiere eh, e soprattutto, eh, appunto, riguardano Maila. Deve eh, trovare un'area fuori dal sentiero battuto, quindi viaggiare nel fitto della giungla di Belos, Belomisia, eh, sgomberare attraverso gli ostacoli sul percorso per scoprire aree nascoste al lato del sentiero principale, mentre procede in direzione del tempo omiscano. Tra l'altro, ragazzi, andiamo a vedere le che cosa ha nell'inventario. Perché vi faccio vedere? Avevamo comprato un po' di cosine che oh, la foto di Key. Avevamo comprato un cacchio, ma dove ce le aveva? Scusatemi, ma io ce le avevo le cose che potevano servirci e invece stanno nell'inventario di lui. Io me le vado subito a prendere, ragazzi. Tra l'altro, nell'inventario di eh, Toros c'è anche della. Non lo dite a nessuno. Allora, lui cosa vorrebbe fare? Imparare a, sc a conoscere Scorpio. Ragazzi, comunque potete anche venirvi a sedere. Eh? Io non vorrei dirvi, però venite a sedere. Grazie, se volete ovviamente, siediti. E Scorpio sta facendo già danni, da ma vabbè ragazzi, non ho un problema. Tra l'altro anche Scorpio ha un nuovo look. Ti conviene andare al mercatino prima se non vuoi far, farla morire incinta. Secondo voi può bastarmi il macete? Eh? Mettiamogli un attimo un look un po' diverso, ragazzi. Cambia e gli metto questo qui caldo perché sennò muore praticamente. Sei troppo carino e vabbè, tanto sta nella terra sti cavoli. Uh, Spero una femmina per mai la circonda da tutti questi maschi ci vuole. Ecco, ragazzi, allora. Uh, il maciata io l'ho perso immediatamente, ma non so dove cavolo fosse andato, sinceramente. Allora, ragazzi, c'è il toto, um, come dire, maschio o femmina. Anzi, scusatemi, ma chi sono io per non far partire un pronostico? Vi va di partecipare ad un pronostico? Probabilmente adesso mi si bloccherà tutta la Sagrada Famiglia, ma noi ci proviamo. Che ne pensate? Pronosticus? Vediamo uh, bla bla bla. Uh, Bla, dai, pronostico per uh, capire se sarà maschio o femmina perché ragazzi, in questo caso, effettivamente è un vero pronostico. Non se io tipo posso morire saltando perché poi si sa che alla fine muoio. <ride> in questo caso, sarà un vero pronostico. Tra l'altro, vi faccio anche vedere la forma della pancia, così mi dite se presentazione scortese. Oh mio dio! Um, e se sono gemelli, uno maschio e l'altro femmina, allora ragazzi diciamo almeno uno maschio o almeno uno femmina, così qualora fossero gemelli, almeno, almeno uno l'avete ingarrato. Poi magari se sono tutte e due femmina, facciamo così: maschio, femmina. No, dai, ci può stare almeno uno maschio, almeno uno femmina, poi sti cavoli quanto ne, sarebbe, ne saranno. Allora, vai con il pronostico, lo faccio partire, ragazzi: sapete che cosa vi dico? Che vi metto: allora um, sarà, sarà lei, sarà lui, sarà parte. Non avete mai sentito quella canzone di un trash? Sarà maschietto. O femminuccia, o femminuccia, uh, Paola dice femmina. Io mi fido di Paola, attenzione. Paola è andata proprio sul sicuro. Uh, allora direi maschio sul blu. Guarda caso, maschio e femmina, femmina. Allora, almeno un maschio, facciamo così, almeno un maschio, almeno una femmina, almeno, eh, però ragazzi, aspettate, però, allora, se sono due, allora, almeno un maschio, almeno una femmina, nemmeno va bene, allora, facciamo così, vi posso dire, ragazzi, un indizio ve lo do, che non aspetta gemelli. Va bene, ve l'ho detto! Non aspetta gemelli, ragazzi. E quindi, maschio o femmina, a questo punto lo possiamo dire. Vado a lasciare il pronostico acceso per 10 minuti. Questa volta mi voglio rovinare perché così anche um, sarà mas maschio. Boh, aspettate. 10 minuti anche qualora qualcuno dovesse entrare femmina. Ti pregherei, grazie di far parte del pronostico. Ok, e, così anche chi dovesse entrare tra un pochino lo trova e può rispondere. Ok ragazzi, allora vi faccio vedere la pangua guardate, mi sa che già ce l'avevi detto infatti. Ah, vabbè, non lo so, sapete eh, se ve l'avevo detto? Forse no, non lo so perché ero rimasta col dubbio alla fine uh, se fosse maschio o femmina. Io fino ad oggi non sapevo se fosse maschio o femmina. Allora ragazzi, quindi mentre loro finiscono di mangiare, lui pensa a sua sorella Lana che nel frattempo è vecchia, slash morta, um, lei va a fare una presentazione, cioè proprio vuole morire. Ma perché? Ragazzi, ma ella non è carrista, è un'acida sprucida. Comunque la cosa che vi volevo dire ragazzi, un altro motivo per il quale loro stanno venendo un pochettino a rilassarsi è... E ora ve lo faccio vedere una volta e per tutte perché sto tremando. Rullo di tamburi. PS. Tra l'altro, ragazzi, ho riavviato la sfida della community. Spero che stiate partecipando con i vostri punti canale, ok? Ragazzi, perché c'è un po' di stress nell'area e uh, volta scorsa uh, mai l'aveva quasi costretto Kei okay, a fare un figlio con lei. Uh, ragazzi, Kei mi dice: Impegnati con un altro, Sim. Io adesso cioè, quello che voglio dirvi è: come cacchio è possibile! Come cacchio è possibile! Boh, io adesso non lo so, ragazzi. Ma fatto sta che io non ho giocato. Non ho giocato, quindi è uscita proprio dopo la puntata scorsa. Io ho paura. Ale, ma la durata della vita come la tieni? Normale o lunga? È bloccata per le altre famiglie? Sì, ragazzi, per le famiglie che non con cui non gioco, <coughs> 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 um, praticamente uh, non. Um, come dire. Con le famiglie che... Ah, gio... Poverina! Dai, Randagio Fufi, forse le ha pensato che fosse stata... Dai. Vabbè, allora, niente, viaggiamo. Lei dove deve andare a fare questa cosa? Alla giungla Belomisia, ok. Ehm... Che ha detto? Non ho capito. Ha acceso il Dyson nel momento sbagliato. Strega, praticamente. Kay vuole impegnarsi con un altro sim. Cioè, ragazzi, io vi giuro, non ce la posso fare. Però, quello che stavo pensando è probabilmente a ah, un attimo di crisi. Cioè, non lo so, non lo so. Allora, Silvia mi dice rispetta il desiderio. Allora, boh, ricordo che avevi sbirciato apposta senza farci vedere a noi, però. Ah, potrebbe essere, Laura. È <ride> molto da me. Allora, scusatemi. Um, dove cacchio devo andare? Di qua, giusto. Eh, ma io già ci sto. Va bene, allora andiamo. Qui perché dobbiamo cominciare il sentiero da soli? Andiamo, ragazzi. Allora, um, Key è evasivo vero? E tra l'altro, io adesso mi voglio rovinare. Ho messo maschio, attenzione, attenzione, ma eh, rovinare? Per, ah, perché ovviamente Paola aveva detto femmina. Chissà, ragazzi, chissà. Il pronostico è appunto un rischio: un rischio. Comunque, um, per Daphne, l'hai esaudito anche se era um, scomparso. Quindi dovresti seguirlo anche perché, allora, ragazzi, vi dico la verità: io credo che in ogni caso potrebbe essere questa cosa, ma non un impegno, una diciamo un'avventura. Io credo, cioè, perché alla fine io la prendo come una crisi di mezza età, tutto sommato, eh, anche terza età, visto e considerato che Kay a quest'ora sarebbe dovuto essere morto, ok? E allora andiamo da qui, apre un barco con un macete, lo, lo potrei fare anche con le mani in realtà, proviamo con le mani, vai! Magari questo primo livello è semplice, vediamo. Uh, io ci ho perso troppi punti per questi pronostici, <ride> magari avrà una sbandata momentanea, esatto ragazzi, anche perché ricordo... Ricordiamoci che i desideri si aggiornano di costante, quindi magari nel momento in cui io dovessi mh, esaudire il suo desiderio, poi lui inizierà a pensare che vuole Myla, tra l'altro ricordiamoci che Myla è incinta, quindi io credo che cioè, vedendo già Myla incinta che tra l'altro si fa strada mh, senza il macete qui in giro, boh, fate voi. Allora nel frattempo scusatemi, socializza con Uh, Scorpio e, e quindi facciamo un po' di amicizia Con il nostro fratello. Auns Allora proviamo a continuare a fare questa cosa Allora um, Bellissima la morte di Kay Nella mia partita dopo quattro litigi Il padre ha avuto una crisi di mezza età Con desiderio di divorzare Ecco vedi Oddio allora potrebbe essere linda Mi ci ritroverei In questa cosa Potrebbe essere ragazzi Allora, mani piene di graffi Allora ragazzi, basta Apriamoci un barco con le macete Perché l'ho rovinata abbastanza Invece lui socializza con Scorpio che al mercato mio padre comprò. Ehm allora quindi Alessia ha votato maschio, meno male che io lo vedo proprio. Allora, eh, il bollino rosa avete votato femmina, il bollino blu avete votato maschio. Quindi Strega ha votato femmina, Alessia ha votato maschio, Laura ha votato femmina. Sono Che succede? Ok, ma ella stava tralasciando fitti, um, st stava tranciando fitti tra lì eh, viticci eh, con forza un po' troppo entusiasmo quando il macchinello... No, le è volato di mano! Raga, secondo me anche l'altra volta era successo così se per questo... Cosa succede nella giungla? Chiamalo Tarzan se maschio, Cita se femmina. Ah, Dio, Cita sarebbe fantastico! Anche se avevo chiamato Cita anche già la mia... Come si dice? Uh, come si chiama? Poi vi dico anche che nome ho in mente uh, se fosse maschio o se fosse femmina. Um, cita era la, la ghepardina che avevamo ragazzi. Potrebbe anche cambiare il tratto evasivo con Fedele se volesse, ma, non, ma se non succede, forse non è abbastanza spinto a cambiare per mai. Ah. Cacchio Laura Che cacchiarola di cacchio Mi hai fatto ricordare Capire Realizzare vero Il cagnolino di Giorgio Esatto Strega Tanti cuori Che poi io chiamo Gepardo Leopardo in realtà Era un cane vabbè. E allora Scusatemi un attimino Maela Allora Maela sc uh, scosta Una coltre di viticci Svelando una strana radura Nella giungla Vi si erge un pedestallo Con una reliquia in cima E circondato Da una serie di totem Eh. Uh, Ah, basta, punto I volti di tutti i totem sono distorti in una smorfia che non può che incutere timore in Myla No, ragazzi Myla deve tornare indietro e dare un'occhiata ai totem Mannaggia, dovevamo neutralizzarli ma mi servivano la schiuma antincendio Acquistare al supermercato, lo sapevo Allora, dai uno sguardo ai totem, proviamoci Uh, Mila esamina i Totem cercando di elaborare un piano un fin troppo complicato per rimuovere la reliquia servendosi di oggetti di uso comune. Ciò che non usa è invece la giusta cautela, per cui finisce col far uh, accidentalmente scattare una trappola a Dardi. Benissimo, siamo quasi morti. Ottimo! No, ragazzi, non ci credo. Non è la prima volta che ci tocca questa cosa. Perfetto: i Dardi maledetti. Tutto bellissimo. E lo Giro mi fa morire, è pure incinta. Comunque, raga mh, cosa succederebbe se, la, se, 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 se prendesse la maledizione della prima luna lì? Come si chiama? Comunque, questa scena è qualcosa di meraviglioso. Spero di ricordarmi di metterla come copertina quando uscirà il video su YouTube. Ciao ragazzi del futuro, e, allora, ragazzi, sta uh, io credo che si sia concluso. Si sta concludendo il pronostico, ma ancora non vi è dato sapere la risposta. Quindi. Lo scoprirete uh, tra non molto, tra non molto. Sgradevole sensazione per il dardo avvelenato. Allora, scusatemi un secondo. Uh, trovo un'area fuori dal sentiero battuto. Uh, allora. Ma io sto andando bene Io non mi ricordo Percorso uh, uh, Sgombera attraverso gli ostacoli Sul percorso per scoprire aree nascoste Al lato del sentiero principale Mentre procedi uh, In direzione del Tempio Miscano Io dovrei, dovrebbe essere questo ragazzi Però invece che andare di qua Perché verso il Tempio Miscano Dovrei andare in teoria di qua Il problema è che Non ho un cacchio di niente Mannaggia la miseria allora, scusatemi un secondo. Uh, io a sto punto, con lei, mi recherei un attimino, posso farlo? Direi di sì. E, um, sì. ti sei ricordato, commentate nei commenti di YouTube, sì, ti sei ricordato di metterla come copertina o non ti sei ricordata? Io credo la seconda, ma vedremo. Allora, ragazzi, mi tocca andare un attimino al mercato perché ahimè dobbiamo uh, inutile dire che uh, l'ho fatto divorziare è andato da ubriaco con la prima che ha trovato la quale sfacciata si è presentata è in casa con i figli presenti oh, un po' come nelle alberghini nella mia uh, partita um, di adesso ragazzi. comunque scusatemi ma ancora non è finito il sondaggio ragazzi eh? il pronostico quindi continuate a votare e, um, ha fatto fichi fichi nella casa sull'albero ed è rimasta incinta poi li ho fatti tornare insieme e risposare. Scusami, ma quindi. Ah, ok, avevano divorziato in quel frangente, mi sembra di capire. No, vabbè, ragazzi, cioè, ma mm, meritava veramente le botte in testa. Allora, scusatemi, qui c'è un bagno, giusto? Fate andare un attimo in bagno, maila a usare, a fare la pipì, grazie. Vorrebbe anche in realtà vomitare, ma questa è un'altra storia. Allora, cosa c'è qua? Cascata in bottiglia. Esca per pipistrelli, mi serve un'altra volta il macete. Estintore di Drake, ovviamente. Allora, visualizza l'inventario. Io potrei, cioè, tipo fare queste cose: repellente per ragni, che praticamente non mi serve a un ciufolo di niente. Cos'è questa farfalla bellissima? Uh, mille punti ci ho messo: <ride> Ragazzi, lo scopriremo allora. E ci hai messo mille punti per una per una femminuccia. Sì, durante questa avventura erano divorziati, ma per i figli, visto che la mamma era incinta del quinto pargolo, hanno deciso di rimanere separati in casa. Cosa che secondo me se fosse per uh, mai la sarebbe, ragazze. Madonna, scusatemi, ma quando è che le se, se ne va via questa peste? Allora andiamo un attimino a visualizzare l'inventario, no. Uh, venditore del mercato, grazie, grazie molte. Acquista il tavolo archeologico, direi di no. Uh, contratta, compra i rifornimenti. Ok, è arrivata anche Alejandra Chavez. Chavez. Uh, ragazzi, comunque, queste crisi di mezza sono difficili da gestire. Vi devo dire la verità anche perché io so, posso percepire dentro che cosa senta Maila e che cosa sente Kay. Allora, vi posso dire che. Ho percepito che un pochettino... Uh, Elisa, ciao! Come non mi senti? Um, guarda, potrebbe essere un bene, tra l'altro. <ride> Comunque, dicevo, ragazzi, che praticamente uh, ho percepito qual è l'atmosfera la, in casa, ovvero il fatto che... Box da viaggio! Ovvero il fatto che praticamente uh, si sta serano un pochettino... Mm, allontanati. Scusatemi, ma io quello che dicono: Vabbè, sono cretina. Io scusatemi: acquista questo, acquista anche questo, acquista un macete, ma io ne prendo due. Poi volevo altre cose, ma non mi servono a niente. Quindi, eh, questo estintore di Drake ne prendo uno, ne prendo un altro, prendo anche un altro macete. Non me ne frega niente. Prendo anche un'altra doccia, P prendo anche un altro coso per pipistrelli. Prendo tutto, ok? Prova a uscire e rientrare, ragazzi. Non so se glielo potete scrivere, lo so che è una cosa che si dice sempre, però. Potrebbe servire... Ok... Allora... Abbiamo un bel bottino... Non credo di... Che mi serva altro... Sinceramente... Ehm... Comunque... È finito il tempo... Per partecipare... Al sondage... Cioè... Al pronostico... In realtà... Oddio... E quindi ragazzi... Tra non molto... Diciamo... Una, un quarto d'ora max... Um, che torneremo... Ahia... Ho sbattuto in un modo... Tra un quarto d'orino... Diciamo così... Torniamo a casa e andremo poi diciamo 10 minuti max dobbiamo andare appunto a fare la fessicciola ok in realtà io spero visto che siamo venuti qui per un andato e un ritorno cioè mentre loro socializzano che speravo lo facessero ma vorrei anche a questo punto loro intendo i fratelli Vorrei anche che Kei fosse accanto a Myla, visto che appunto, come vi stavo dicendo, un pochettino devo dire che si sono allontanati, ma per il semplice fatto che. Ragazzi, purtroppo Kane ha passati tante. È anziano, a più dell'età che dimostra, devo dire la verità, ha 120 anni, ma sembra soltanto un giovincello. e Quindi credo che anche vedere so, attraversa Con, eh, vedere comunque anche la sua compagna essere così giovane e sapere che la morte è praticamente dietro l'angolo per quanto gli riguarda, visto che lei, a lei mancano 16 giorni per passare l'età a lui uh, sei, Quindi esattamente 10 potrei dire anni in meno. Comunque lui ce l'aveva, ragazzi, macete e coso, vabbè, potrebbe uh, servirgli in ogni caso. Ok, siamo arrivati qua, quindi vediamo di andare ad aprirci un barco con il come si chiama. Allora <ride> sono sempre giovani adulti, giustamente mi chiede strega. Sì, ragazzi, sono sempre giovani adulti. Uh, uh, Kate, tra l'altro, deve passare d'età eh, ragazzi, vi sto per dare una notizia abbastanza probabilmente sconvolgente: che quando passerà d'età diventerà anziano. E vi dico questo perché è una decisione che ho preso con <ride> a malincuore, ma è il motivo anche per cui sto cercando di ritardare un attimino questo passaggio d'età. Perché io lo vedo ancora giovane, ma uh, in realtà la morte è dietro l'angolo, non proprio dietro l'angolo, però diciamo che vorrei che passasse più tempo insieme. Stiamo aspettando che nasca anche questo pargolo che magari attraverso questa crisi di mezza età, ragazzi, guardate come sono onesta, vado addirittura a mettere fissare inizia uh, una nuova relazione. Ok? Ve lo sto dicendo, ve l'ho detto, quindi sono così: uh, un dardo avvelenato, sinceramente, forse sarebbe meglio procurarsi un antidoto. Ragazzi, scusatemi, ma io non ho pensato al dardo avvelenato che potesse uccidermi, tipo, però vabbè, dettagli. Allora, um, avanzando nella giungla, e. Mm, allora, naso. Uh, ecco perché diventiamo anziano vorrà darsi a a bunka. <ride> si sta sorriscaldando come quando morì lui stesso e la madre. Madonna mia, sega, ti prego. Infatti, ma che ho visto qualcosa. Uh, rispetto a lui mi è venuto un infarto. Allora, all'improvviso i bradipi, ragazzi. Eh? Oh, abbiamo il fiore di Guzmania Pollenis. Allora, avanzando nella giungla, amaela inizia a sentire dei flusci. Guarda poi in alto e nota un gruppo di bradipi che la fissano con circospezione. Attenzione, um, ah no, è a cazzo e perdi Raga, ma potrebbe morire? Non mi è mai morto nessuno per maledizione, anche quando è diventato tipo uno scheletro. Boh, non lo so. Ma la deve cercare un'altra strada o provare a camminare tra i bradipi? Allora, ragazzi, io direi: consuma il fiore eh, di Guzmania Pollenis. Che non so, sinceramente, perché possa piacere a loro. però, ah, trovo l'aria fuori dal sito e battuta ce l'abbiamo fatta. Adoro! Allora, incontro con i bradipi. I bradipi sembrano molto interessati a fiori di Guzmania Pollenis dall'odore dolciasso che Mela tiene in mano. Uno di loro lo afferra e poi, con tutta la lentezza di questo mondo, sembra fare a Maela il gesto di seguirlo. Il bradipo la conduce su un sentiero eh, su uno splendido punto panoramico da dove Maila vede dei pipistrelli volare sopra la canope, canopea della giungla. Voltandosi quindi per andare via, Maela scorge una reliquia proprio sui suoi di bingo. Non ce la posso fare! Sempre più in alto, passeggiata tra i bradipi. Ora li leggiamo tutti, ragazzi. Buff, ve lo dico, eh. Scusatemi, ma quindi io quale potrebbe. Ah, allora ecco qui, scusatemi in tutto ciò, la reliquia che ha trovato: reliquia del caos di Balampa. L'show, benissimo. E secondo me non muore solo perché è incinta. The Sims è buggato con le Sim incinte. Potrebbe. No, so, esatto. E, um, una cosa molto sicura da fare con il pancione. In effetti, sì, ragazzo. Oh, la peste col pancione, benissimo. Uh, Key, dove sei? Ah, ok. Vieni qui. Scusatemi, io. se sì, vado qui con lui. Ok, teletrasportati qua. Perfect, benissimo ragazzi allora adesso vi vado a leggere i buff esamina tre trappole allora dobbiamo raggiungere il tempio miscano però per fare questa cosa scusa mi scava qui ok e andiamo a vedere un attimino perché mi sa che si può raggiungere anche da questa parte? sbaglio se non erro se no, ma, ma qua sono. scusatemi, ma io qui non posso venirci. Ma allora è stato tutto inutile! Oddio, io non mi ricordo, non vengo qui da un sacco di tempo, vi giuro. Però leggiamo un attimo i buff. Allora, uh, che, che mi dice? Fatemi mandare un bacio, che dolci, Allora, qui mi dice sempre più in alto, raggiungere nuove vette aiuta a sentirsi capaci di ogni impresa. E cosa c'è di più gioioso del camminare in mezzo a un gruppo di, di uh, pacifici erbivori? Allora, fatemi un attimo ricordare, ragazzi, perché qui ci dovrebbe essere un passaggio, oppure dovrei tornare indietro. Non mi ricordo assolutamente. Però per il tempio miscano dovrei andare. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora io, sapete che cosa vi dico? Io vi lascio. Cioè, non vi lascio fare queste cose. Ma venite qua, grazie. Attraversate tutto ciò. Gracias. Dovrebbe essere questo, ragazzi. Vieni qui, apri un barco con il macete. Parfè, parfè. Ok, in tutto ciò, ragazzi, cascata d'amore per l'essere vicini a una cascata panoramica, che tra l'altro non vi sto facendo notare, ma è di una bellezza spettacolare. Spesso quando mi chiedete i pack che mi piacciono di più, io, ragazzi, devo dire, avventurare nella giungla lo dico spesso, anche se metto sempre più. Cura il capibara, consuma lo spray... No, non no, lo spray faro, Dai. Emergendo in una radura, si imbattono una famigliola di capibara. Intenta ad abbeverarsi. Sono adorabili, ma la deve cercare. Allora, avvicinati con cautela. Il piccolo capibara inizia ad avvicinarsi. Quando all'improvviso dal nulla. No, sbuca un capibara adulto che mo... morde Maela sul braccio, attaccata da un capibara. Ragazzi, cacchiarola, cacchiarolissima. Ok, però allo stesso tempo siamo arrivati qui. Quindi, scusami. No. Perché? Ok, proviamo qua. Dai, ragazzi. No, vabbè, morso dal capibara. Praticamente oggi lei la sto facendo morire. Per me, il più bello rimane assolutamente sulani. Allora, sicuramente come espansione si sì, confermo, ragazzi. Però... Oddio, ragni, ragnissimi. Chiacchiera con Anthony. Dove cacchio sta Anthony? Scusatemi. Dove è Anthony? E dove è Myla? Soprattutto Myla? Ok, attraversa. Usa lo spray sulle mosche. Praticamente all'improvviso i bradipi. Stavolta serve lo spray. Ok. Vuoi raggiungere il tempio? Sì Ok, raggiungi il tempio con um, Kei, ragazzi! Dai, ce la stiamo facendo. Sono anche quasi in orario sulla mia tabella di marcia. E poi mettere lo scenario dei matrimoni. Allora, anche a me piace tantissimo lo scenario dei matrimoni. Cioè, tartosa, mi piace tantissimo. Però ragazzi, devo dire la verità, mi gite l'aria aperta e um, avventurare nella giungla sono quelli che mi piacciono di più, probabilmente perché io amo la natura, probabilmente non amo morire per un avvelenamento da capibara, però uh, sicuramente adorerei stare nella giungla, eccetera, eccetera. Quindi uh, sì, uh, forse per questo sono i miei preferiti, anche perché ragazzi io non posso, cioè vi giuro, se qualcuno me lo chiede, io ormai non lo nomino più il mio matrimonio.

Mi dispiace, così non lo nomino più perché è così. Archeologia assoluta. Per essere nel tempio potenzialmente dissepolto, è sufficiente trovarsi in questo tempio per realizzare l'intero potenziale dell'abilità di archeologia di un Sim. Allora, ragazzi, oh, loro si stanno baciando. Fai un pisolino, no? Mi dispiace, non è una cosa che vi permetterò di fare. Allora, che okay. in tutto ciò ti rendo. Ah, lui ce l'aveva il coso. Preparativi perfetti per avere l'uso i ragni. Ok, perfetto. Allora ragazzi, lei quindi adesso vorrebbe esaminare tre trappole E io glielo farò fare, ovviamente Allora, cerco di passare col cavolo Allora, vediamo un attimo Soprattutto dove... Cioè, un attimo, perché... Ok, andiamo al piano di sopra Vieni, vieni, vieni Ragazzi, il Tempio Miscano l'abbiamo già visitato Tra l'altro in una serie, in queste serie Nelle mie serie Ma... Allora, devo... Devo andare giù, non mi ricordo niente. Uh, clicca su una trappola del tempio. Ok, quindi a capa mia, praticamente. Va bene, va benissimo. Allora, andiamo a vedere le trappole, perché non mi ricordo onestamente dove siano. Vi devo dire la verità. Guardate intorno senza far rumore. Benissimo. Comunque, io adoro. E andiamo un attimino anche a mettere nell'inventario queste polveri, ragazzi, potrebbero servire sempre. Allora, qua c'è il tizio, ecco perché voleva chiacchierare con Anthony. Cioè, anche Anthony è venuto al Tempio Miscano. Al albero delle emozioni! Oddio, aspettate, aspettate, raccogli tutto. Ok... Ok, non so che cosa abbia preso comunque, teletrasportati qui. Allora, esaminiamo questa ragazzi. Esaminiamo questa. Allora, vi devo dire la verità: non mi ricordo di preciso da che lato vadano i pericoli. Cioè, questo dico. Uh, però, iniziamo con l'esaminare tutto ciò. Vi ricorderete che un'altra della mia famiglia che aveva vissuto questi momenti era. È stata Ariel. Uh, niente, troppe volte mi capita la rotella. Ma Kev sinceramente Non so per quale motivo La, uh, la tua connessione Ultimamente Boh mh, Da rotella Comunque E mh, Faccio fatica a scegliere mi, mi piacciono tutti Ti capisco Perfettamente Streghina Comunque Lei sta esaminando una ragazzi E io conto di Concludere anche con L'esaminazione Delle altre Vi prego Ne deve fare tre Vi prego Vi prego Vi prego e, Carola! Ciao, come stai tu, Baci? Bentornata. E... Tutto bene, grazie. E... Metti quello di vita ecologica al pari di Sulane. Anche a me, ragazzi. Pi piace tantissimo. Però, lo scenario di vita ecologica, eh? cioè, no, o meglio, non è che mi piace lo scenario, mi piace il le meccaniche dietro. No, non ha preso nulla da, dall'esaminazione. Esamina, dall Vabbè, esaminiamo anche gli scheletri che sono a dir poco sconvolgenti. Poi potrei leggere anche dei libri. Peccato che non li posso rubare come farei, magari in The Sims 3. Ehm oh ti sei fidanzata carola ma che carina adoro senti ti posso uh, fare una domanda carola quanti anni hai perché sono molto molto curiosa e mm, soprattutto per sapere se è il tuo primo fidanzatino o no cioè, giusto quello, non lo so perché mi è venuta questa idea. Um, comunque, qui dovrebbe cercare di passare, ragazzi, però in realtà credo che sia necessario un attimino esaminare più cose prima di provare a passare. Però, vediamo. E, um, qui nota delle vasche, fa delle vasche, bla 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 um, Le meccaniche dietro sono veramente bellissime. Quello è un pacco veramente sottovalutato, bisogna giocarci per amarlo. Ecco, esatto, quello intendevo, ragazzi. Cioè, che praticamente è un... Um, un problema per, proprio per quello, secondo me, perché non ce lo godiamo abbastanza. Ha capito che alcuni di questi meccanismi non servono ad aprire l'ingresso, questo però non, non li esclude tutti. Maela potrebbe tentare la sorte attivandone uno oppure sarminarne altri. Oh mio dio, allora scusatemi, io potrei, potrei e dico potrei. Fatemi un attimo vedere se posso, magari, tipo, andare a un altro... Ma sopra non ci sono altre cose? Eh? Boh? Oh, il mio secondo fidanzato ha 13 anni! No, che carina! Carola! E adoro! E allora, scusatemi, vorrei attivare qualcosa... Tira l'arma del guerriero a destra. Proviamoci. Io adesso non lo so, sto facendo veramente male. Secondo me. Comunque. Dovrei esaminare tre trappole. E la terza do cacchio sta, io non me lo ricordo. Proviamo, ragazzi. Visto che lei esaminando, mi ha detto che questo no, questo no, questo no, a occhio e croce, posso fare solo questo. Quindi, tira l'arma del guerriero a destra, giusto? Oh! No, 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 no! Ragazzi, attivazione sbagliata! No, vi prego! Porcaccia la miseria! Ma perché scusatemi? Scusatemi, cacchio! Perché attivazione sbagliata? No, allora un attimo, ma se mi diceva che uno non lo potevo fare, un altro non lo potevo, Raga, ma perché? Vi oh, prego, questa immagine forse dovrebbe essere la, la, la copertina del video. Allora, un attimo, calmiamoci perché ora devo andare a buttarmi nella piscina. Ti prego, Maila, ti prego, Maila, buttati qua. Spegni le fiamme. Spegni le, le fiamme subito, con immediatezza. Vai, vai, vai. Maila, veloce, sei anche incinta? Sicuro ci sono altre trappole? Sì, infatti. Almeno un'altra ci sta, dobbiamo guardarci intorno, ragazzi. Ok, lei adesso ha anche paura del, del fuoco, era assolutamente ovvio. Allora, ragazzi, io qui non so se vale la pena provare a uh, passare. Fatemi vedere cosa c'è qui. Ok, ci sono anche dei pipistrelli. Benissimo, tutto assolutamente regolare. Gre grida in modo incoerente. Secondo voi, ragazzi, io vorrei fare... Che è successo? Astinenza dinamica. E poi pisolino nel cespuglio come estrema risorsa. Oddio, questi buff sono strani. Allora, ragazzi, un attimo. Facciamo così. No, non posso fare così. Andiamo a vedere. Madonna, dove, dove devo andare? Non lo so. Non so più nada. Qui non c'è nulla, oh sì. Non c'è Qui c'è qualcosa Ma perché io poi Cioè mi, mi faccio le cose E poi le dimentico totalmente Allora scusatemi Vi posso dire una cosa Secondo me le vuole cercare di passare E questa è la terza cosa O no Tristezza condivisa Maila, scusami Non ti permetterò di andare a fare la pipì Grazie Grazie molte Anzi um, Io tra un mesetto 29 e Alessia quanti anni ha? Ha detto 22 Ragazzi siamo molto vari qui Che carini eh. Ti prego dimmi che Oddio il gas è velenoso. Probabilmente sarebbe stato meglio evitare di attraversarlo. Ma ora dovrebbe provare a dare uno sguardo a qualcuno di quegli strani meccanismi del tempio. Mentre il gas la soffocava, ha avuto una visione di morte su un'antica antica reliquia. Benissimo, ragazzi! Benissimo. E scusatemi, eh, io boh, non capisco. Allora, continuiamo a vedere le reliquie. Ok, allora, vediamo se qui c'è qualcosa. Qui non c'è nulla. Le reliquie. Vediamo un pochettino dove cacchio sono, dove sono. Area, ma posso abbonarmi con Prime? Assolutamente sì. Puoi abbonarti con Prime, anzi, te lo consiglio, se hai Amazon Prime, eh, assolutamente sì, puoi farlo, ma devi associare il tuo account appunto ad Amazon Prime. E, allora, ragazzi, aspettate, perché io veramente qua non mi, non mi capacito, eppure me ne devo pure andare. Ok, è riuscito a far fronte all'avvelenamento e ora sta molto meglio. Molto, molto felice. Ragazzi, secondo me sta tipo fuori. È possibile eh, che stia fuori? Una. Un... Attraversa con. Bla, bla, bla. Ma mi. mi vi, ricord... Voi vi ricordate, ragazzi? Cioè, a questo punto accetterei anche uno spoiler. Cioè, ve lo dico proprio pure semplice. Forse è qui? No, qua semplicemente dovrei scavare. Scavando, scavando, ma non lo so, sinceramente. Se è una trappola, clicca su una trappola del tempio, esamina, vediamo, cioè davvero non. Ale, ah, fammi vedere le stanze dove sta il portale. Allora, allora, ragazzi, questo è una. Ah, no. Questa studia al fine di, di estrapolare le cose, no, non è... Allora, questo è il portale, ragazzi. Allora, l'ingresso, tu dici? Perché l'ingresso è qua, tipo delle scale. Invece sotto, praticamente, um, a sinistra, la colonna di sinistra mi dice... Bea, la colonna di sinistra, qui... Comunque io, cioè, l'oggetto qua è stato già esaminato. Qua praticamente mi sta dicendo sentirsi fiducioso all'aperto di notte. Questo pure già è già stato esaminato. Vi faccio vedere: qua vedete le reliquie. Eh? Vediamo se sta esaminando qualcosa, ragazzi. Cioè, magari anche così. Vediamo: rullo di tamburi. Esamina tre trappole. Ma questa non è una trappola. No, no! E, ma il tempio non cambia sempre. In realtà, le... Come si chiama? Le reliquie? In teoria no. Vediamo, tocchiamo queste cose. Sulla colonna, clicca su attiva. E eh, allora sì, ragazzi. Cioè, inserisci la mano nella fessura del glifo del sole. Raga, qua sono cacchi miei, Mo. Osserva, devi provare varie opzioni, se no non te le dà. Ma io in realtà questa qui l'avevo già esaminata. Però voi dite, dovrei continuare ad esaminare, sono solo due. Quindi io provo a mettere la mano. Oh, porca miseria, ma perché sbaglio sempre? Ok, ok. Oh, No ragazzi, un attimo, un attimo, che cacchio è questo coso? Turbata dalle visioni. Uh, non sapere se ciò che si vede in reale o meno può turbare sì, ma al punto da non far prendere il l'oro sonno per un bel po'. Attivazione sbagliata, benissimo, benissimo, la vacanza sta per finire, credo anche la mia vita. Uh, punta di freccia, ok? Punta di freccia, inserisci la mano nella punta di freccia, che sarebbe questa ragazzi, perché vedete corrispondono a questi simboli, ma io, boh, devi provare varie opzioni vai. Eh, esatto, ah, a Q. Ragno, ragnissimo! Cacchio! La piuma? Ok. E adesso. No, oddio, che è successo? Si è ritrovata con un dardo. E vabbè, fin qua. Ok. Poi proviamo glifo. Grifo, glifo. Boh. Queste um, cose non sono mai successe. Oh, 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 alle eluso le difese del tempio. e L'ingresso si è aperto. Ah no! Ragazzi ce l'abbiamo fatta, abbiamo anche la benedizione in testa, avete visto? Oh mio dio, siamo stati ripagati. Sono sempre arrivata al tempo con tranquillità, <ride> adoro. E, mh, la benedizione del sole, ok? E eh, scusatemi perché voglio vedere se a questo punto qui ci sono altre trappe. Che dovrebbero esserci, potrebbero esserci, quindi vieni qui e vieni ad esaminare, grazie al cielo. Allora, eh, partorirà. Di rendere tutto difficile, XD. Mi, mi sento di dire che avete ragione assolutamente. Assolutamente ragazzi, cioè ma non sarebbe da me, però vi posso dire che torneremo nel tempio Miscano in tempi brevi perché qua c'è tutta una cosa da fare, prendere reliquie, eccetera, eccetera, ma adesso mi premeva soprattutto. Tra l'altro guardate ragazzi, Bacca Cerebrina. Uh, bacca Bacca scherzina, bacca coraggina, praticamente possiamo mangiare queste bacche e modificare i nostri stati d'animo. Allora, per rispondere alla domanda di Silvia, se partorirà oggi o no, allora, nei miei piani non c'era anche il parto, vi devo dire la verità, um, ma il baby shower con gender reveal, qualora mi dovessi rompere le scatole, però uh, prevediamo anche il parto, nel senso che una volta finita la, la pacchia... La festa la facciamo anche eh, partorire. Ah, oh, sì. Ok, non ha preso nulla dall'esame, ma non me ne frega niente, ragazzi. Adesso ce ne andiamo a casa. Ce ne andiamo a casa. Ok, allora, termina la vacanza, ok, e direi di terminarla con tutti i ragazzi. Mi dispiace che non abbiamo appunto uh, beneficiato anche della vista dei nostri due amati figli mentre socializzavano, ma spero che abbiano fatto um, un po' di comunella. E, um, mi stavo quasi dimenticando del risultato del pronostico. Ecco ragazzi, non ve lo dimenticate perché adesso arriviamo subito lì al fulcro del problema, proprio perché ragazzi, oggi... Oggi... Allora... Secondo me avete investi investito un bel po' di dindini. Ok? Ma cos'è questa cosa? Aspettate... Annuncio... Cosa annuncio? Comunque Max, 15 minuti, torniamo a casa e facciamo il baby shower cheat. <ride> esatto! Cheat, le ultime parole famose. Raga, scusatemi ma... Oddio che ho fatto? Ma per caso vi è uscito qualcosa perché ho cliccato un tasto che non conoscevo e purtroppo qualcosa ho fatto, cioè non ho... boh, vabbè. E, sì, allora mi rendo anche conto onestamente che sono io la bugiarda della situazione, prendo in giro me stessa in primis quando dico oh, giusto 10 minuti questa cosa, eccetera eccetera, ma in realtà mh, cioè, non è possibile, ragazzi, stare uh, a Selvadorada meno di un'ora. Cioè. Però, onestamente, un'ora per risolvere uh, queste faccende non c'è male assolutamente. Posso dirvi? Non c'è male. Allora, continuano ad essere le 5 qui. Io direi di andare a mettere le 7. Ok, io ovviamente che baro uh, altranza e andiamo subito a organizzare, pianificare un evento sociale, ragazze e ragazzi. Allora, um, direi di fare una festa per la nascita. Futuro genitore, loro due ospiti. Allora loro Ragazzi Arale è ingrassata Io me l'ero dimenticata Me l'ero dimenticata Daphne, Delaila, uh, Elda Freya la lasciamo lì uh, Abril Kijiko Kyle, Lana Mayla va bene uh, Vabbè Toros Loro li, li farò venire automaticamente Olivia Melanie 27 mesi e Jack 27 mesi non ci sto credendo che bello che sei riuscita a venire scusami oggi ero super impegnata non ti preoccupare assolutamente anzi troppo felice che sei riuscita ad arrivare allora ragazzi io andrei subito allora parco oddio tra l'altro questo era un parco meraviglioso ma non è quello il parco in cui andiamo oggi Aspettate se lo riesco a trovare, tra l'altro perché sapete che potrebbe anche essere che io ho preparato tutto un lotto e che adesso non sarà disponibile per un qualche motivo? Ma non lo escludo, ma io non lo escludo affatto, infatti no ragazzi non me ne frega niente però, cioè vado lì dove cioè, mi porta il cuore, non me ne frega. Romantic, mannaggia la miseria, avevo fatto il parco tutto bello. L'unica cosa che mi, mi rimaneva da vedere era se mi accettava il, la festicciola, questa, di questo tipo di festa. Mannaggia la miseria, e evidentemente no, come al solito, che ve lo dico a fare. E eh vabbè, ragazzi, a questo punto vi direi Parco Totter. Mannaggia, parco sul lago. E eh vabbè, ragazzi, non ci resta a questo punto che andare su questo qui, che è quello che si avvicina di più al tipo di festa che voglio fare. Mi dispiace tantissimo perché avevo allestito tutto il parco, che poi tra l'altro è il parco proprio qui. Siamo stupiti, non siamo stupiti. Raga, ve lo giuro, avevo perso un sacco di tempo oggi a mettere tutti gli affarini, le cose. Avevo messo un'altalena. Vabbè, vorrà dire che quel parco lo ingegneremo per farci altre cose. E um, avevo messo il telefono universale per ordinare facilmente le torte. Buh. Va bene, allora vorrà dire che adesso lo dovrò allestire con Vosotros. Allora ragazzi vi dico che la live si concluderà alle 22.45, ok? Quindi preparatevi psicologicamente, abbiamo un'altra mezz'oretta insieme, cioè o me, o, almeno entro le 22.45, quindi don't worry, non starò a tarpinarvi, come si dice tarpinarvi il tutto, però uh, sì, questa è... Scusatemi, ma si sono vestiti tutti quanti di marrone? Cioè, non lo so perché sarà una festa di cacca. Probabilmente vorranno dirmi questo. Comunque, scusatemi, ma anche questa è un'immagine meravigliosa. Che, che, tra l'altro, socializza con la piccolina. Guardate con Cikita, che, tra l'altro, è la nipotina, non lo so. E, mh, allora, aspettate un secondino perché adesso vado a controllare che ci sia tutto. In realtà, ci sono un bel po' di cose, tra cui anche popcorn, sì c'è anche il telefono, l'avevo già fatto. Allora ragazzi e ragazze, Allora, scusatemi un attimo perché adesso devo un attimo um, mettervi questa immagine, per forza di cose, perché devo vedere se sì, questa um, torta, allora un attimo, eh. se sì, questa torta che io devo fare, vediamo un attimino, ta, ta, ta. No, ragazzi, non era con questo, era con il libro. Wait, wait. Ehm allora il libro. Allora vediamo di ricette. Ok, e dovrei poter trovare questa torta, dovete necessariamente adesso aspettare e vediamo un attimino se riusciamo a fare l'effetto sorpresa, perché se no, eh ragazzi, e eh, ragazzi. Allora, lei ha livello 2, quindi io lo vado a modificare ovviamente di cucina e le metto almeno a livello 6. Sì, grazie mille, voi non state vedendo però è così. Allora, ragazzi, sto facendo un attimino la torta per voi. Ok. Allora, credo di poter togliere la immagine e ok, perché lei adesso sta facendo una torta, io non la vado a vedere assolutamente. E nel frattempo che lei cucina, noi adesso vediamo un attimino gli ospiti, chi è che è arrivato qui. Oh, Maragus sta camminando. Oddio, ragazzi. Allora c'è Elda. Che Elda, sappi che io ti voglio tanto tanto bene. Canta della festività della lotteria. Scusatemi, ma l'abbiamo preso il biglietto della lotteria noi? Oh, cacchio, secondo me no, lo devo prendere. Parla del bimbo, decanta il sim neonato, racconta delle storie buffe. Comunque, ragazzi, a me la cosa che mi fa veramente strano. Manda per conto suo, ma io in realtà li porto qui, ve lo dico. Uh, lascia la scuola in anticipo, ok? Porta qui Toros, ok? E porta anche qui Scorpio. Allora, lascia la scuola in anticipo anche lui. Comunque ragazzi, tra l'altro, uh, non so se vi ricordate, ma praticamente se state notando delle stranezze in Arale e... Uh, Uh, Elda Elda non a caso sta facendo le flessioni. Ecco qua. Allora, chiamiamo Daphne da noi in tutto ciò chiama da te è troppo lontano. che stanno arrivando. È arrivata anche Broccola Junior. Che carina! Ma anche lei ha messo un po' di peso, però, vabbè, tra l'altro, queste scarpe continuano a non capire chi gliele ha date. Però dettagli: allora, amici e amiche, l'abbiamo cucinata sta torta, sì o no? Aspettate che vado a ritogliere la cosa. Ma come c'è una relazione amorosa tra Maila E sua cognata? Cos'è? Sua... Chi è? Ragazzi? Un attimo solo, fatemi mettere pausa. Devo togliere un attimino di nuovo l'immagine perché altrimenti vi spoilerò tutto. Io non ho capito dove sta la torta. Qua fatemi vedere. È arrivata anche Kikiko. Troppo felice io. Ma chi è che sta cliccando il cuoricino? Ragazzi, rendi l'erba commestibile. No. Allora un attimo, perché io non ho capito: se la torta l'ha fatta, o non l'ha fatta. Fai sta torta a benedetta, grazie. Cucina. Mamma ragazzi, vi posso dire: la cosa più bella è avere il telefono. Aspettate, eh, mi si sta bloccando tutta la sagrada famiglia. E la cosa più bella è avere il telefono universale, perché col telefono universale si ordina subito tutto. È, cioè, è un macello, è un macello, se no. Loro ogni volta che devono cucinare, devono fare. Uh! E che rottura. Ma l'hai fa fatta? Ragazzi, no, ve lo giuro, non lo so. Si sono inceppati tutti. Ok, allora lei forse. Che, che... Ragazzi, io non lo so davvero che cosa voglio, vuole dire questa situazione. Allora, vi tolgo l'immagine ehm, sperando che non, non mi venga spoilerato niente. Ma io ve lo dico, se questa non mi fa la torta ora, mi arrabbio. Mi arrabbio tantissimo, ragazzi. Allora, mangiatevi popcorn, fate le vostre cose. Tra l'altro, non so se notate, ma Kyoto è un Uh, guardate, anche Abril! Kyoto è uno dei cuochi. Lei continua a non fare la torta, ragazzi! Allora, io lo sapete che cosa vi dico, la facciamo un'altra. Un in un'altra modalità. Allora, prendiamo una torta alla fragola. Una torta a cioccolato E La torta, la prima torta che vi andrò A tagliare sarà quella Che decreterà Che cosa aspettiamo Ok? Sì, probabilmente non ci sono banconi Avete ragione? Ma chi è questo? Daphne sta socializzando con Yamachan Ragazzi, cioè Daphne è arrivata a livello Che non sa talmente Che non sa con chi stare Che copula con Yamachan No, vabbè, io non ce la posso fare davvero. Qui si stanno dando regali e cose varie, però in effetti avete ragione, potrei provare un attimo uh, a ah, togliere questo, ma poi è tutto intersecato, è un macello totale questa. Ah, vedete, eccolo lì. È un macello totale tutto ciò. Quindi io riprovo ragazzi terza ed ultima volta a riprovare a non spoilerarvi quello che cosa aspettiamo c'è il bug di Yamachan cioè in che vuol dire scusatemi che Yamachan copula con noi non che mi dispiaccia però allora un attimo è l'ultima volta che ci provo ve lo giuro ve lo giuro non vi tedierò più ricetta della nonna dolci grazie Ok, vediamo se una volta e per tutte ce l'abbiamo fatta. Ma... Ah, ok. Lei si era cucinata una torta da sola, cioè la torta che stava nell'inventario, quella rosa della fragola che avevo comprato. Lei se la le stava mangiando benissimo, assolutamente. Allora, faccio l'ultimo tentativo. Vediamo. Ti prego, fammi capire se vuoi andarci o no. No, vabbè, ragazzi, aiuto. Io non ce la posso. Ok, ok, ok. Allora aspettate che non vi sbaggo tutto soltanto per farvi vedere questa cosa. Allora, in tutto ciò io. Ok, ok, ragazzi. Ok, io vado a togliere ufficialmente questo. Le sidra che scorre timer. Sonno, faccina che dorme. Persona a letto. Persona a letto. Esattamente, mi sembra il vocale più azzeccato di questa serata, onestamente. Allora, scusatemi, con Kei, mentre la mamma fa la torta, io direi presentazione divertente. Kyle non lo conosceva, Kei. Stiamo scherzando. E ringrazia per la presenza. Parliamo un po' del bambino, magari riusciamo anche a soddisfare. Proviamo a accoppolare con Yamachan, ti posso dire? Lo faremo sicuramente. Però, ragazzi, c'è un problema. Che io adesso non sto comandando Daphne. Potrei anche provare a farlo. Effettivamente, ma sai che cosa ti dico? Ma io voglio, voglio approfittarne di questa cosa. Prendere la palla al balzo e con, provarci con Yama-chan. Vediamo. Presenta A. Romantico. Flirt. Chiedi delle preferenze romantiche. Oh mio dio ragazzi La festa sta per finire No mi devo muovere Ragazzi assolutamente romantico Chi dice single Ok e in tutto ciò Proviamo Again and again Dove sta che, scusatemi Ah eccolo qui Ok, um, Chioto poi, poverino. Cioè, è venuto qui per cucinare, non farà niente. Allora, uh, indovina la carriera futura del Simone Neonato. Sì, e decanta il Simone Neonato un po' a tutti. Scusatemi, vi farò notare Asparagus lì dietro, che è qualcosa di spettacolare. Ma Cauliflower non c'è? Oddio, comunque Daphne, scusa, Raga, io vi giuro, voglio vedere Daphne. Che allora, Daphne ha preso che Yama Chan è single. Perfetto. Tra l'altro, c'è la figlia di Daphne. Benissimo, è lì a terra che piange, giustamente, ma non per altro perché ha questa madre del genere. Daphne. Tra l'altro, nel frattempo, vuole anche chiacchierare con Kyle. Ragazzi, è ufficiale! La torta. La torta è stata fatta, allora non posso passarci nemmeno il mouse sopra. Mannaggia la miseria, perché se no bisgamo tutto. Quindi stiamo ufficialmente per scoprire con questa situazione a dir poco, diciamo, abominevole. Se Maila e Kay aspettano un maschietto o una femminuccia. Siete pronti per scoprirlo? Guardate che carina ragazzi io adoro veramente tantissimo tutto ciò ok allora non posso vi ripeto uh, toccare tutto ciò uh, Daphne gradisce Pettegolezzi assolutamente sì magari Kyle avrà la scappatella con Daphne è possibile dici che allora no non è possibile che Daphne ah no tu intendi Kyle il tuo Kyle cioè, allora, uh, è possibile ragazzi? Ma Kyle vuole scappare con una scappatella? Aiuto, non lo so. Allora, amici e amiche, scusatemi, devo nuovamente togliervi <ride> questa vista. Oggi praticamente ci sono più le immagini che non avete visto che quelle che avete visto. Allora, vieni qui per piacere, madre. Allora, gliela metto un attimo nell'inventario. Va al piano di sopra, qui, e. Venite tutti qua, gracias. Tra l'altro, non mi ricordo nemmeno come. Anzi, no, ragazzi. Lo metto al piano di sotto perché qua. Cioè, sappiamo benissimo che ci vogliono 100 anni per farli salire e tutto il resto appresso. Allora, vieni qui e. Wait. Arrivo, ragazzi. <ride> Aiuto. Allora. Siete pronti ragazzi e ragazze per scoprire ufficialmente, finalmente, che cosa stanno aspettando questi ragazzacci? Allora, vi dico che Maila sta venendo ad aprire ufficialmente la torta. Che idea meravigliosa! Sarebbe davvero fantastico. Ah, sì, per la carriera probabilmente del bambino. Non lo so, comunque scusatemi perché uh, mentre Mela viene qui, ah ok, sta andando a fare la pipì, io direi che tu prenditi tutti loro, crea un gruppo e uscite fuori perché dovete assistere a questo momento veramente... Allora, uh, forma un gruppo e mettiamo Lana, Jack, Chigico, Scorpio, è eh, soltanto otto. E quindi loro due no, perché tanto li posso comandare. E anche loro, ok. Venite tutti i sì. Thank you so much. Venite, venite, vai qui insieme. Ok. Maila sta andando. Tra l'altro, racconta delle storie buffe. Congratulati con il futuro genitore. Sono tutte cose che possiamo anche fare. Spero in poco tempo. Quindi vediamo. Ragazzi, è venuto un attimino a, a prendere il pezzo di torta. Prima il fratello, ragazzi, scusatemi, il fratello. Cioè, non ci posso credere. Allora, um, come si chiama lui? Ogni volta mi dimentico tra Toros e Scorpio mi confondo. Allora, Toros ha, è venuto a prendere la fetta di torta ancora prima della mamma. Cioè, ragazzi, Rullo di tamburi. Rullo, rullissimo di tamburi. Vabbè, facciamo che la prima fetta che vale è quella di Mila <ride> così almeno sarà una sorpresa anche per lei. Perché, ragazzi, soltanto il ginecologo sapeva... A prendere anche voi la fetta di torta se volete, sapeva che cosa stava aspettando e andiamolo a vedere: rullo di tamburi, vediamo con la faccia di Maila, aspettano una bambina. Ebbene sì, ragazzi, ve lo giuro, ve lo giuro. Nonostante io mi, mi fossi detta che se fosse uscito un maschio io avrei barato per farla diventare femmina. No, scherzo, non l'avrei fatto, però mi sarei lamentata, madre di soli maschi. Invece io, troppo felice! È nata una femminuccia, cioè è nata ancora no e non nascerà oggi. A questo punto mi verrebbe da dire: prendi un pezzo insieme, ragazzi. Ebbene sì. <ride> Ebbene sì, ragazzi, anzi fatemi sapere voi che cosa. Cioè, ripetiamo, voi che cosa avevate messo? Scusami, cosa fai? Comunque è un posto meraviglioso. Ma che stanno? Ragazzi, scusatemi, ma Broccola che sta facendo i complimenti a Kyoto? E e e, e. 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 E qui chi c'è? No, è Jack. Che sta, non lo so, scusatemi. Stanno succedendo cose strane in questa festa oggi. Troppa gente, tra l'altro, troppi familiari, troppi parenti tra di loro. Allora, adesso vi devo urgentemente andare. Allora, a parte, congratulati con il futuro genitore. Direi di farlo. Parla del bimbo. Da un regalo per la festa della nascita. Che regalo mi vuoi dare, amico inequalizzato? Va bene. E poi vogliamo anche tipo parlare del bimbo? Va bene. Uh, Rallegra uh, no, droghe, non mi sembra il caso alla festa per la nascita uh, boh, non lo so ragazzi non lo so Rallegra, ma sì, ciao e, um, scusatemi nel frattempo che stanno facendo queste cose io adesso avessi azzeccato un solo pronostico ecco, mi sembra di capire che quindi Alessia, ricapitolando avesse dato come risposta uh, un maschio Aiuto! Ragazzi, mi dispiace tantissimo, uh, però sì, anzi adesso vi faccio vedere anche la prova. Io vado un attimo a rispondere, comunque il 48% di voi aveva risposto femmina, il uh, rimanente maschio, quindi vado a completare il pronostico e completiamolo. Voilà! E, anche Beh aveva risposto maschio e chi più e, e quindi sì ragazzi ho lanciato i vostri rewards e quindi loro stanno venendo a festeggiare la, uh, una volta e per tutte uh, la torta e con la torta e l'hanno anche finita ragazzi quindi adoro. Allora scusatemi, obiettivo parla del bimbo 4 di 6, in realtà non abbiamo fatto niente, tra poco sta anche finendo la festa, però mi sembra strano che 4 di 6 le abbiamo fatte. Indovina? Vediamo, proviamo a continuare a parlare. Un regalo per la festa della nascita. Cioè, si è bagato tutto, ragazzi, però questa cosa potrebbe essere utile. Cichita e Arale, madonna ragazzi, Arale era una neonata, magrina. E invece... Ragazzi, allora, 2100 punti vanno a Silvia e altri 6. Uh, i, i... Chi invece... Nessun premio guadagnato. Mannaggia, la miseria. Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì, non abbiamo guadagnato il becco di un niente. Però vi posso dire, molto soddisfatta del fatto che it's a girl! Ebbene sì, um, parla con l'insegnante e vi faccio, vi do la prova di questa cosa. Perché ragazzi, come potete notare, a ah, 2135 punti sono stati distribuiti tra di voi, ragazzi. Eh. Attenzione, non pochi, eh, non pochi, assolutamente. E, oh che carini Allora vi faccio vedere la prova del 9 Ragazzi andiamo in pregnancy Una femmina Da Kay Scusatemi ma a questo punto vi posso dire Cioè chi sono io per non andare a farla Partorire immediatamente Che ne pensate Che da meglio meravigliosa sarebbe davvero fantastico Allora pregnancy ragazzi Io vi direi a questo punto In travaglio Che dite io mh, non vedo il motivo per aspettare, onestamente. Quindi, io saluterei amici e tutti. Grazie per aver partecipato. Mi dispiace tantissimo, ragazzi, che in realtà non. Uh, come si dice? Presentazione divertente. Non abbiamo socializzato con tutti. Ma devo andare a casa. Presentazione divertente. Scusatemi, mi state dicendo che Maila non si è presentata ufficialmente né a Delda né a Broccola, Broccola Junior né a Kijiko a nessuna delle Spice. Eppure lei potrebbe essere una grande Spice. Ragazzi. Allora vi dico che il nome io ce l'ho già. Perché, appunto, sapendo che era una femmina, mi sono um, una. Si vergogna di una festa disastrosa per il senso di colpa benissimo ragazzi story of my life e comunque ragazzi ho già deciso il nome non vi ho fatto un sondaggio per quello cioè un'opinione un non vi ho chiesto un'opinione per quello perché seguendo il flusso uh, di uh, Toros e Scorpio ho deciso e ditemi che cosa ne pensate di chiamare Rullo di tamburi questa bambina Rullo di Perché scusate, boh. Qui c'è lei che sta tipo azzannando tutto qua. Non lo so. Allora, ragazzi, scusatemi. Io vi lascio un attimo qui. Devo andare un attimo a casa a partorire. Kei, vieni anche tu con me. Lascia tutti qui. Non fa niente, non ho un problema. Tanto avremo tempo per fare altre fissicciole. Vi devo dire, ragazzi, che io credo di lasciare Toros. E Scorpio un po' qua perché secondo me questo è un lotto meraviglioso. Io ho visto che Scorpio stava anche facendo qui uh, delle, dei disegnini. Vedete? Eh? Mettete nell'inventario tu, bravo. E scusatemi, ci tengo a farvi un attimo vedere il look. Di um, ok, Maila uh, ha superato l'avvelenamento. Perfetto, ah, che cacchio sta succedendo! No ragazzi, sul gong non ci credo, Lana e Kyle, oh! no ragazzi non è possibile, allora guardate la reazione, first reaction shock di Kijiko, tra l'altro Kijiko secondo me fa sta faccia non per altro ma perché ci voleva andare lei con Kyle, cioè e avrà detto ma come, scusami ma non era sposato, cioè, loro indignate come non mai cioè io basita ragazzi basita perché secondo me è una relazione aperta considerato la faccia che sta facendo chloe e hey, chloe ciao um, Olivia ragazzi se la prende si arrabbia Olivia oh! Oh mio dio, non ci segno credo! Segno delle corna, segno delle corna, segno delle corna, cervo, segno delle corna, cervo. Segno delle corna, corna, cervo, tutta la vita! No, vabbè, ragazzi, ma a che gioco giochiamo? E poi in, in, in un lotto per bambini, ragazzi? Oh mio dio! Carola, ma che carina, grazie, va benissimo. Non ti preoccupare, assolutamente. Se hai bisogno di supporto, facci sapere su Discord, anche se tu, devo tu, dire tu, la verità. tutto, tu, 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 rullo di tamburi. Tu, tu, no, no. Devo dire la verità, io non è che ci so fare benissimo con le cose tecniche, ma potresti. Potrebbe essere necessario. Forse uscire ed entrare, non lo so, sinceramente. Organizzazione imbarazzante, ragazzi. Ma era, ti prego di andare a casa, grazie. Ragazzi, lasciamo questo scempio di lotto perché stanno succedendo cose veramente oscene. Passa il controllo di Myla, grazie. Oh mio dio, e andiamo a vedere. Ma ci sarà amore libero allora? Dite? Bah, non lo so so, non lo so, ragazzi. Perché ultimamente devo dire che ho notato che alcune sim. Alcuni sim sono molto meno orientate alla gelosia. Di come farei io, diciamo. Oh. Da me, queste cose mai. Comunque, assurda, sta cosa, ragazzi. Che secondo me c'è questa partita. Proprio la partita di Y. Oddio, scusatemi, ho toccato male il um, microfono. Ehm. Um, Qualcosa sarà successo cioè, in questa partita? E la partita ha capito che è praticamente maledetta, cioè che è destinata al trash e quindi si genera trash a sua volta, capito? Ti adoro perché sei gentile, ma che carina, Carola, anche tu sei molto gentile. Ti mando tanti tanti baci, grazie, anche già soltanto per um, esserti interessata all'abbonamento con Amazon Prime. Grazie, ragazzi, voi non potete capire quanto per me sia importante questa cosa. E perché cioè, al di là del fatto che uno possa dire i numeri non sono importanti, eccetera. E io confermo. Uh, ma secondo me è un segno d'affetto anche questo: cioè, per quanto. Sinceramente, la pazienza, veramente non invidio uh, coloro che stanno qui da mesi e mesi, però <ride> vi siete forti. E, mh, però, sì, per me questo è proprio un segno di affetto. Quindi, visto che siamo lontani, questa cosa, il fatto che continuate ad abbonarvi anche magari in più persone, mi. Mi fa sentire speciale. E allora lei sta andando in bagno a fare la pipì, ma al momento non è il momento di occuparsi. Di, um... Mi impegno per sostenerti, che carina, grazie. Se hai problemi puoi farci sapere. Allora, ragazzi, oh, oddio. Ma non gliel'ho detto io. Ah, giustamente era pronta, era il momento. Ragazzi, sta per partorire ufficialmente. Tra l'altro proprio qui dove stava partorendo già l'altra volta. Ah, in tutto ciò non vi ho detto uh, come la chiamerò. E eh, vabbè. Ora ve, la, ve lo dico, ragazzi. Ora ve lo dico. Ammiriamo questo momento. Lei è illuminata dalla benedizione e adesso avrà due benedizioni in una volta. Siete pronti? Attenzione. E, allora, aspettate. Uh, dal PC, secondo me, non avrei problemi a iscriversi, dal telefono. Un po' molesta l'app. Siete benedissimi. No, oh, che carino. Gigi, ciao. Sei entrato in calcio d'angolo e allora ragazzi ho deciso come vi stavo dicendo per continuare questa um, scia uh, di nomi uh, dalle stelle dopo Thoros e Scorpio ho deciso di chiamare la bambina Virgo, oddio l'ho scritta a cavolo, Virgo e... Um, e lo so che potrebbe, non lo so sinceramente se voi la interpretate al maschile o al femminile. Però sinceramente io la interpreto come vergine, quindi virgo. E secondo me è molto, molto, molto carina come alternativa. E lo sapevo, lo avevo detto, veramente, Alessia! Oddio, adoro! È raro che ti trovo in diretta, Gigi. In effetti, devo dire che uh, non lo so se hai mai partecipato alla chat, cioè alle live. Sono felicissima eh, di trovarti. Poi mi raccomando, recupera anche dall'inizio. Oddio, io sono vergine. Oh! Significa vergine, esatto. E vediamo quanto lo rimarrà. <ride> Non lo so ragazzi però adesso non vedo l'ora di scoprire com'è e inutile dirvi che adesso diventerà immediatamente un infante, bacia Virgo sulla fronte, madonna mia un nome bellissimo secondo me, parla, oh, fai dei versetti... Bacia a Virgo sulla fronte. E ragazzi, al momento eh, ovviamente c'è anche Daphne con noi, ma lascerà questa casa ovviamente a brevissimo. E ricordiamoci che quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5 a Family of Five. Virgo, benvenuta. Andiamola a vedere. Ah no, lui sta giocando a blocco oblique a Tetris. In realtà, e andiamo a vedere lei. Oh. Piccola E adesso dovremmo provare A far passare d'età Quindi andiamo E tata. Vai vai Oddio Sta per fare una foto? Non lo so Allora ragazzi la prima scelta sarà quella ehm, Anzi non la prima la terza Aiuto non lo so La terza perché è il terzo figlio? Uno, due, tre, 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 ok. Calma! Oddio! Adoro! Ragazzi, non ce la posso fare. Sorridi sbloccata! Pietra miliare... So no, vabbè, ragazzi. Cioè, scusatemi, ma è di una bellezza spropositata. Allora, ovviamente, adesso la vediamo nel cas. Eh, ve lo dico. Non la vedremo, ovviamente, adolescente, perché sappiate che io non mi voglio rovinare la magia con lei. Perché, secondo me, è di una. Oddio, oddio, non ce la faccio. Allora, scusatemi un attimo, fatemi un attimo salvare. E andiamo nel cas. Come ultima cosa, ci lasciamo nel cas. Quindi, visto che oggi mi è capitato, mentre stavo facendo delle modifiche all'otto, che poi, appunto, non abbiamo beneficiato di quell'otto, ma. Um, praticamente mi si è chiuso, ha crashato in, improvvisamente il gioco. Ah, no, scusate, mi stavo aprendo la galleria mentre aprivo la galleria. Bababam. Quindi ho imparato dai miei errori. Allora, ragazzi, andiamo a vedere nel cast questa piccolina, da grande un polpo di scoi. <ride> allora, raga, devo dire la verità. Che avendo visto uh, Torso e Scorpio, sinceramente, al momento ho oh, grandi speranze per questa infante. Secondo me sarà bellissima. E poi, tra l'altro, ricordiamoci che Myla e uh, Kay sono due fusti a dir poco spettacolari, eh. Uh, sono nata l'ultimo giorno ovvero il 22 settembre quindi se metti a confronto il mio carattere con il segno della bilancia e quello della vergine sono palesemente bilancia uh, carola ti posso dire meglio perché mi dicono che i vergini sono molto uh, puntigliosi e eccessivamente puntigliosi in alcuni casi <ride> e, um, bilancia ci sta e, um, comunque come te avevo detto già su instagram sto giocando a The Sims 4 con tutti uh, i DLC su Windows 7 mi parte una meraviglia no vabbè adoro cioè, non mi ricordavo questo dettaglio, Gigi, ma devo dire la verità. Um, cioè, onestamente, secondo me più si va indietro da Windows 10, meglio è. Questa è la situazione. Allora, ragazzi, io sinceramente penso che abbia del potenziale. Al momento, vedendola da vicino, mi piace di meno che... <ride> mi piace di meno che da prima, sinceramente. Però è adorabile. E credo che abbia soprattutto gli occhi di Key. Oh, io sono Vergine. Vergine nata l'1 settembre. Beh, ragazzi, non vuol dire che punti essere puntigliosi è negativo, eh. Io acquario scendente toro. Io poi lo chiedo come se sapessi quali sono le conseguenze, ma non lo so, cioè, so soltanto sto fatto dei vergini. Però, vergine ascendente, vergine ragazzi, eh? dipende molto l'ascendente. Io, per esempio, sono pesce ascendente cancro e c'è molto cancro in me: <ride> cioè, ho tanti tanto dei pesci e tanto del cancro. Cioè, praticamente, sono emotiva e um, piagnucolante come i pesci e um, uh, permalosa come il cancro. Vabbè, dettagli. E, um, allora, uh, lo so che non si scrive comunque, mi urta. Scrivere acquario, ah ok. <ride> sì, no, uh, devo dire che io ancora non ho capito come si scrive acquario uh, con cioè il segno zodiacale, ragazzi. E, um, io sono cancro ascendente vergine, no vabbè strega allora dimmi se ti rivedi in cancro perché io sono tanto del cancro tantissimo secondo me ambiziosa creativa, spirito libero, testarda beh, beh grazie a te ho finito The Sims 2 Storyline oh che bello Gigi sono contenta scorpione quindi non c'entro niente beh credo che anche gli scorpioni siano particolari eh? toro ascendente leone Adoro, e, um, dai, caro. La dici sarà l'ultima cosa che faremo praticamente oggi? E, sentire il tuo an aneddoto, quindi raccontacelo. E, sono cancro 13 luglio. Beh, ragazzi, un sacco di cancro. Allora ragazzi scusatemi ne approfitto in questi ultimi minuti per fare un attimo una carrellata di questa famiglia uh, e ripresentarvela, ovviamente non c'entra Daphne, ma allora ripresentarvela tra virgolette, cioè nel senso che um, vi volevo uh, ri ricapitolare un pochettino che, quelle che sono le loro personalità, soprattutto dei figli. Allora lui è evasivo, quindi da questo si spiega il motivo per il quale um, adesso ha una situazione un po' di crisi di mezz'età, amante dei cani, creativo. Non non ha niente di tratti di amante della famiglia. Questa cosa un pochettino mi mm, spaventa perché potrebbe un po'. Mm. Mi sembra che assomiglia a Kei. Sì, esatto. Infatti, volevo farvi vedere dopo la vista di Kei: in effetti, guardate gli occhi. Guardate gli occhi di Virgo secondo me c'ha questa palpebra un pochettino così che lo richiama ragazzi anche il naso secondo me assomiglia molto a lui e poco a Myla Myla che tra l'altro vuole essere esploratrice della giungla come vi ho detto è una tipo attiva creativa buona anche lei non ha cose proprio prettamente rispetto a um, alla famiglia, però, essendo buona, eccetera. Poi, carri vi stavo, ho detto in che senso e invece vi volevo far vedere un attimino... per chiudere i fratelli Toros e Scorpio, allora ragazzi. Toros è qualcosa di spettacolare. Uh, ho scelto di mettere di un look formale che richiama proprio Batu. Perché non escludo che a breve andremo a Batu con lui. Uh, devo dirvi che nella prossima puntata stavo pensando di tornare da loro um, e sinceramente um, penso di farlo ci pensiamo un attimo uh, perché uh, lui in quanto adolescente non l'abbiamo visto quanto arale e jack e tra l'altro anche a scuola vorrei vederli insieme devo dirvi la verità io lo adoro io vorrei che prendesse qualcosa delle nonne speriamo guarda ti giuro strega speriamo speriamo abbiamo iva dream e vorrei andare a approfittarne per andare appunto a Batu con Toros tra l'altro devo dire che Batu è abbastanza abistrattato e schifettato ah sì andiamo a Batu dice strega e, um, abbastanza abistrattato e devo dirvi la verità io lo, lo, lo valuto bene perché mi piacciono le missioni ma al di là delle missioni che è una cosa che non, che non abbiamo in The Sims 4 in generale ma al di là delle missioni mi piace anche proprio l'ambientazione possiamo conoscere nuove persone eccetera eccetera mi piace quindi sto pensando di fare una puntata su quello magari anche infrasettimanale ad un orario diverso vi potrebbe interessare come idea perché magari appunto nel prim nella prima serata eh, ci dedichiamo a qualche altra cosa di più dinamico e invece facciamo dei focus durante la giornata in altre altri momenti vedremo vedremo ragazzi e Scorpio anche carinissimo però con lui dobbiamo un pochettino attivarci per le aspirazioni capitano dello svago anche per lui ho modificato un po' i look ed è secondo me adorabile Uh, guardate questo qui da festa Che mi sembra proprio un ragazzino Con le maniche tirate su, adoro uh, Allora Praticamente l'ostetrica disse a mio papà Vado a prendere delle caramelle e del cioccolato Per farlo smuovere la bambina Mio padre torna da mia mamma mh, Bello sciallo, con in mano il pacchetto di caramelle aperto Mentre se lo gustava mia mamma stava partorendo in quel momento No, vabbè Ah, mentre tua mamma era in travaglio Cioè praticamente lui mangiava Cioè vado un attimo a comprare le sigarette Cheat. <ride> Adoro. Fantastico comunque ragazzi questa è la situazione questa è la nostra famigliola i piccioncini dai quali conto di tornare quindi anche volta eh, prossima o comunque durante la settimana ad un orario magari un po' impervio mi rendo conto che poi quegli orari non saranno seguiti da tutti voi ma spero che poi recupererete in ultima analisi vi volevo far vedere i look di Myla perché appunto io li ho modificati questo è uno, questo è l'altro che avete visto prima secondo me è molto carino eh, sportivo ma allo stesso tempo Stilosino, ci sta um, quelli formali invece. Eh, ragazzi, meno male che avevo detto che volevo Mettere un look di questi per fare il baby shower. Cheat, e vabbè, ne approfitteremo in un altro momento per fare una festa un po' più decente. E questa è, um, questo è il secondo look che avevo scelto per lei. Che mi piace tantissimo È formale però allo stesso tempo da nonna Con questa cosa addosso <ride> Adoro e, mh, Da festa è quello che aveva prima E quindi aveva scelto giustamente di mettere E questo qui caldo Ah poi mi pare che è freddo ho lasciato quello che era Ma credo mh, Che io lo voglio cambiare ragazzi onestamente Perché mi ha un po' stancato questo look Con questo cappello così Non mi gusta, non mi gusta Comunque spero che questi piccioncini Vi piacciono Sì Laura è della nuova espansione il vestito verde. In realtà, anche questo vi faccio vedere, sono arrivano in questa forma. Questo qui è così, c'è cioè diverse tipologie, uh, tipo vedi, questo qui, questo qui, anche questo c'è cioè, di, um, di un verdino, eccetera. E mi piace tantissimo. E quest'altro, vedete, lo potete trovare sia in colori tinta unita che eh, con i fiorellini e devo dire che è di una finezza questo abito bellissimo. Poi, tra l'altro, non so se notate, ma qui c'è tipo dietro una zip. Mi dispiace che negli ultimi, per gli ultimi pack non mi sono dedicata al CAS e. Però non escludo che in futuro lo farò, magari boh, farò un confronto tra pack non lo so, vedrò ragazzi, vedrò. E lo metto spesso questo vestitino. È eh, bello, bello, mi piace tantissimo. Allora ragazzi, che dire? Spero che vi sia piaciuto tutto. E, e quindi niente sinceramente uh, spero onestamente che uh, la famiglia vi piaccia che vi sia piaciuta uh, vi stia piacendo la sua avventura eccetera e, e quindi vi aspetto anche per la prossima puntata anche se sarà appunto magari un focus su Batu e um, sono una persona speciale che pensa a tutti e a tutto oh che carina grazie personalmente ho adorato tutto volevo chiederti un'ultimissima cosa dimmi carola ti ringrazio di esserti presentata davanti a tiktok cosa è? non ho capito uh, di esserti presentata boh. e um, come hai fatto a mettere nell'armadio nel cas allora questo è praticamente un, una mod ragazzi che uh, fa modificare appunto lo sfondo del cas e um, è se mi iscrivete in privato posso provare a cercare a, a metterlo. comunque, se qualcuno lo sa, magari, visto che Carola, mi sa che è entrata anche su Discord, potete scriverglielo su Discord. Comunque, ragazzi, uh, appunto, uh, grazie mille per avermi fatto compagnia. Sono contentissima di come sia andata questa puntata. Perché mai l'ha fatto grandi progressi sia nella carriera che nella vita. Ma d'altronde vuole fare questo: essere uh, unire l'utile al dilettevole. E lei è il dilettevole! Quindi ci vediamo nella prossima puntata. Uh, per le live torniamo uh, settimana prossima se tutto va bene, cioè o meglio se non ci sono novità. E, um, e, però non escludo anche prima eventualmente vi aggiorno sui vari social, ovvero su um, Instagram e Facebook. Un bacio a tutti e buona serata. Ciao, scrivetemi se posso andare.